Avevamo astutissimamente optato per un volo charter, che a metà prezzo offriva quasi lo stesso trattamento di un volo di linea. Ci fecero infatti partire dalla zona più elegante dell'aeroporto, dietro i cessi. Con noi un gruppo di alpini, temibilissimi. Non stiamo a fare la solita corsa vergognosa per i posti al finestrino! Comportiamoci bene! Oh! Al galoppo più sfrenato, poi la catastrofe. L'aereo era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali e rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? Andiamo, svelti! Piano, porca puttana, che si rompe tutto! Come si rompe tutto? Che ha detto? La signora qui fa gentilmente notare che l'aereo ha una certa età e allora di usare una certa... Forza, faccia di culo! Avanti, avanti, stronzaccio! Non ho tempo da perdere io! Piano, piano, ma ci sono prima io! Dai, sbrigati, cazzo! Ti aspetti a mettere a sedere quelle chiamalce che ti ritrovi! Piano, fermi, porca puttana! Fermi, state fuori! Via, allacci la cintura. È solo un po' di fumo. Capitano. Penso che non sia possibile. Megafono. Prova il megafono 1, 2, 3, 1, 2, 3, sa. Buongiorno. Signore e signori, buongiorno. Qui è il capitano Tombele e il suo equipaggio, che vi porgo il benvenuto a bordo del DC Scosifaccio, sfidato non si sa dove. Ci alzeremo a una quota di 60-70 metri all'incirca e viaggeremo a una velocità di 65-67 km orari. L'arrivo è previsto, se tutto va bene, verso le 14. Come se tutto va bene? Porcaccia puttana maledetta di Eva Sgualtrinaccia. Tieni. Non vi preoccupate, calma e gesso, Tombale non è un fesso, martello. Martello! Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Ha detto di non fare domande. Ma tu guarda con una martelletta. Ma sì, va bene lo stesso, tanto un charter. Capitano.
capitano, ma che succede? Ancora? Come? Ho le batterie a terra. Sì, ma noi che ci facciamo? Ci cerchiamo niente. A terra? Al settimo tentativo, il vecchio Dakota si degnò di prendere quota. Ah, comandante, mi levi una curiosità, ma questo viaggetto di andata e ritorno, quanto ci costa? All'incirca sui 7 milioni. Oh là, 7 milioni e... Il giudice Salvemine? Sì, salve. La voitura è pronta, il signor Parisa vi aspetta in villa. Ah, bene, andiamo, Giovanna. Arrivederci. Ecco. Arrivederla, signora. Arrivederla, comandante. Arrivederla, signor giudice. Je vous en prie. Merci. Tout de suite, monsieur. Oui. Che meraviglia, siamo in Francia. Sei contenta, cara? Sì, tanto. Scusi, scusi, chauffeur, ma non facciamo la dogana? Non, monsieur, nous passons par un passage privé. Le voilà. Ah, le voilà. Pour un passage privé, dici. Ho sentito. Ce sont des amis de monsieur Parisi. Très bien, passez. Ouvre. Des amis de monsieur Parisi, dici. Des amis, ma se fossimo passati con una valigia piena di banconote e di cocaina, nessuno avrebbe controllato. Per te è un'esperienza utile anche questa, no? Altro che. Guarda quanti fiori, Annibale. Che bello. Dato che un pensionato costa mediamente allo Stato 150 milioni l'anno, l'INPS si era trasformata a votazione segreta della Gran Loggia da Istituto Nazionale Previdenza Sociale in Istituto Neutralizzazione Parassiti Sociali. E preventivando un risparmio di almeno 2 miliardi per ogni gruppo di 30, organizzava viaggi agevolati senza ritorno. Accidenti fantozzi, ma cosa combina? Gli aeromobili! Eccolo qui, il tuo aereo. Ma che c'è? Hanno già decollato! Ma cosa sei, scema? Siamo ancora sul pullman! Che caldo, porca miseria! Me la tieni la giacca? Sì. Ah, ecco l'aereo! Eccolo tu! Dove? Eccolo qua il nostro! Bello bianco. Sì, è bello, è aggressivo. Beh, aggressivo. È aggressivo. No, 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 no. Qui, metti. No, no. È pure qui. Ah, deve essere questo lì, senz'altro. Sì. Ecco, questo, giuro, guardi. Non ci sono dubbi. Forse che... Questo bimotù. È un bimotù? Sì. Beh, adesso... Stiamo calmi. Oh, guarda che sono finiti gli aeroplani, sa? È finito pure l'aeroporto. Ma che siamo, su una strada qui? Ma che... come si giustifica, scusa? Non si giustifica, un disguido, un contrattempo, uno sciopero improvviso, in coma. Pazienza, tanto per aria, per terra, è la stessa cosa. Sarà comunque un viaggio bellissimo. Un bel viaggio.
dopo 18 ore di viaggio, per irrinunciabili esigenze fisiologiche, Fantozzi era devastato da dolori tipo parto.